Allora, intanto io voglio mettermi in gioco, volevo andare a giocare con i grandi e questa mi sembra la meta giusta per iniziare. Voglio crescere principalmente come ragazzo, come uomo, anche dal punto di vista professionale e penso che questa sia appunto la meta giusta per farlo. Anche se sono un difensore centrale, posso adattarmi, giocare a destra e a sinistra, ho giocato anche nella difesa 3. Senza grossi problemi, diciamo. E niente, cercherò di fare quello che mi chiede il mister, quindi di mettermi in gioco, di adattarmi a quello che vogliono loro. A giugno avevo espresso la volontà di andare a giocare con i grandi, però a causa di un problema fisico avuto l'anno scorso non ero ancora al top della forma, quindi ho preferito aspettare 6 mesi. In questi 6 mesi mi sono messo a posto, ho giocato, ho preso continuità e quindi mi sentivo pronto per un'esperienza tra i grandi. E appena ho saputo che il Teramo era interessato e mi sono subito, diciamo, sono stato subito felice e ho preso subito in considerazione l'idea e poi la trattativa è andata a buon fine. Io sono venuto qua con l'idea di mettermi in gioco, di dare il mio contributo alla squadra, quindi ogni minuto, ogni partita che farò per me sarà oro e l'anno prossimo lo stesso, cioè giocare con questa squadra per me è importante e cercherò di dare il mio contributo partendo. No, in ogni partita, ogni minuto che potrò giocare. Allora, sicuramente questo mi può aiutare molto, avendo il mister che ha giocato in difesa, un difensore che ha giocato in Serie A, ti aiuta molto e soprattutto puoi imparare da una persona che ha vissuto l'ambiente in prima persona, e questo secondo me è molto importante. Per quanto riguarda un modello, non ho un modello preciso, però se devo dire un difensore che mi piace molto, ti dico Bonucci. Ho giocato a 4, cioè nella difesa 4 sia a destra che a sinistra in entrambi i ruoli e anche nella difesa 3 ho giocato sia a centrale come perno che come braccetto di destra o di sinistra, quindi diciamo che comunque sono stato molto vario nel mio percorso di crescita e questo è una buona cosa secondo me.